Ciao a tutti da Frico e benvenuti su Into the Games per questo nuovo episodio di Hollow Knight. Nell'ultimo episodio abbiamo battuto un boss abbastanza fastidioso e adesso dobbiamo andare avanti. È spiacente di non averti rivisto. Se ti senti sperduto, perché non vieni nel nostro negozio? No, l'ho già comprata la vostra mappa. Abbiamo acquisito anche un nuovo potere. Allora, andiamo lì su. Qua c'era il cavaliere, quello brontolone. Vediamo un po' cosa c'è più avanti. Allora, volevo tornare anche nel... cazzo. Nel villaggio per comprare la torcia. Anche perché guardate tutti i geo che ho, quindi non vorrei perderli. Chi è che c'è qua? Vabbè. Allora, lì c'è un altro, però saliamo per vedere cosa c'è qua. C'è qualcosa da raccogliere. Chiave semplice. Che può servirmi per aprire. Ma dove cavolo era? Non mi ricordo assolutamente dove fosse. Vabbè, saliamo qua su, poi se lo ribecchiamo a quel punto ci torniamo. Ah, vedete, qua c'è lo scarafiegio. Diario del viaggiatore. Mi ero completamente dimenticato di avere questo potere. Ok. Allora, tagliamo questo. Riposiamo. Speriamo non mi prenda troppo leggero. Minchia, 200. Connessioni. Mi ha sbloccato. Vabbè, adesso però non ho abbastanza geo, quindi nulla da fare. Ok, saliamo. Dovrebbe essere una bella scorciatoia questa, infatti. Siamo a Polveria. Però volevo finire di esplorare lì giù. Anche perché non risalgo se non ho la torcia. Vabbè, adesso so che posso tornare o col coleottero o con l'ascensore dove voglio andare. Quindi adesso però devo ritornarci qua su. Allora, voglio solamente vedere se... Porca puttana, mi ero dimenticato di questi esserini. Mi sono spaventato moltissimo. Quindi qua è ancora chiuso e non posso riuscire da là.
Allora, eccola qua. Sì che voglio usarla. Vediamo cosa succede. Idrovie reali. Ma sono sempre posti dove ho bisogno della chiave, della torcia. Qua ci sono andato. Eh no, non ci sono andato. Bene bene, sei venuto in cerca di oggetti rari? Beh, giù la mani, questa collezione è mia e io non la vendo all'utilore di piccoli vagabondi. Comunque immagino che tu abbia trovato degli oggetti interessanti durante i tuoi viaggi, magari vuoi separartene. Ti farò un'offerta equa per ciascuno dei tuoi oggetti. Anche se è piuttosto comune trovarli in reame, mi diverte molto a decifrarli. Messi tutti insieme raccontano una storia macabra. Sembra che il fatto che il fatto sia stato crudele con chi si è avventurato nelle rovine di Nido Sacro. Beh, ci siamo rifatti i soldi. Sono figure venerate nel Nido Sacro. I nomi e l'aspetto sembrano essere stati cancellati dalla storia. Passato tanto tempo dalla loro epoca. E a questo punto vendo tutto, così magari posso comprare qualcosa su di più allettante. Dai, come l'hai già detto. Silenzio. Ok, ho 3000. Mi serve andare a Polveria. Decisamente Polveria. Allora, prima di tutto. Tu. Dammi la lanterna. Ce l'ho anch'io un nuovo arancido, non so cosa me ne faccia. Sì, acquistiamo il frammento di maschera che magari ci dà un cuore in più, non mi ricordo quanti ne abbiamo. Ne abbiamo solo due, ok. Anche il frammento del ricettacolo, dato che ci siamo. Ok. Grazie. Adesso parliamo con questa. No, ho detto parliamo. Non possiamo, ok? Vediamo se la tipa ha nuovi oggetti da venderci. Tunnel dei coleotteri. Indicano le stazioni di coleotteri che ho già visitato. Dai, compralo anche se. So dove sono. Quindi non c'era neanche bisogno. Giusto per facilitarci un po' il compito, ma... Oh sì, me ne manca solo un pezzo. Il Salvatore Bianco, la fanciulla si svegliò nell'oscurità, confusa, allungò la mano, rocce appuntite la circondavano e il caustico acido ribolliva sotto di lei. Quale incubo l'aveva portata in quel posto? Che speranze aveva di uscirne viva? Fu certa di essere giunta alla sua fine e la disperazione la colse, finché non vide una luce lontana, un puntino luminoso e brillante, che si avvicinava rapidamente. Superò maestosamente gli spuntoni, balzò al di sopra delle ustionanti acque e si diresse verso la fanciulla. Finalmente vicina, la figura si rivelò in tutta la sua lucente grazia, un essere magnifico con delle corna appuntite di un bianco splendente. Tese le sue braccia verso la damigella, avvolgendola, tenendola stretta a sé. Ok. Presumo che quella lanterna... Ah, no, ok. Quindi possiamo proseguire. Andiamo a vedere prima di tutto, dato che siamo di strada... Il
quel posto lì. Così prendiamo anche il bruco, che non potevamo prendere prima. Non penso sia lontano da qua. Eccolo lì, infatti. Dovremmo riuscire a raggiungerlo adesso. Infatti, ok, salvato. Adesso. Tanto siamo di strada più o meno, quindi abbiamo allungato giusto un pochino. Ma nulla che ci faccia perdere troppo tempo. No, era su. No, no, no. Era qua, sì. Spero. Sì, ok, ci dà un po' più di visione. Sì, questo non ce lo facevo a fare, infatti, prima. Un po' di paura ad entrarmi in questo posto. Ma non sono così forti, ok. Non possiedo la mappa di quest'area. Ah, beh. Ti pareva che non fosse una trappola? Mappa, dove voglio andare? Qua è un posto dove non posso ancora andare. Ok. Volevo giusto andare qua sotto per vedere se c'era qualcosa. Ok. Non sarà molto, però. Ci prendiamo qualcosina. Ok, picco di cristallo. Si prosegue. Ma qua? Aiuto. Allora, teoricamente... Ah, c'è di nuovo il minatore. Non è lui. Pensavo fosse il nostro amico che canticchiava. Invece no, ci stanno aggredendo. Allora, qua c'è una panchina, dice.
Mi serve a map. Cos'è questa roba? Oh, rancido, che cosa ce ne facciamo? Allora, la panchina è qua. È ok. Aia. Fa malissimo. Allora, uccidiamoli così perché non ho voglia di sfidarli. Che sono molto fastidiosi. Quindi, ah, da qui torno dove... Forse. Non voglio sapere, ma penso che quelle cose mi facciano molto male. Ah, lì c'è un bruco. Che ovviamente non possiamo prendere. Zio. Ma ok, provo a fregarlo così, vediamo se riesco a fregarlo. No, forse no. No, peccato. Mi dispiace, lo so, non offenderti. Chissà dove sto andando. Maledetti. Ok. Ok, qua ci siamo già passati. Quindi... facciamo così. E siamo qua sopra. Andiamo a destra. Che non ci siamo ancora andati. C'è uno di quei cosi simpaticissimi. Ok, questo... cavolo. Vabbè. Possiamo considerarla una vittoria, dato che ci ha spinto in fondo. Oh. Maledetti sono coloro che si rivoltano contro il re. Allora, non ho trovato la mappa. Oh, un biglietto. Quindi, se trovo il biglietto, presumo che... posso fare avanti e indietro dai due posti con la ferrovia. Cavolo, dove sono? Cos'è questo posto? Per proteggere il ricettacolo i sognatori dormono in eterno.
Monomer l'erudita, nel suo archivio circondato da nebbia e bruma. Lurien il guardiano, nella sua torre sorveglia dall'alto la città. Herrar la bestia, nel suo antro la profonda oscurità al di là del reame. Grazie alla loro devozione, il tuo sacro vivrà in eterno. Posizione dei sognatori aggiunta sulla mappa. Piccola ombra, non ti avvicinare. Cosa la spinge a farsi la strada, a farsi strada fuori dall'oscurità? Cosa la spinge a tornare in questo sacro regno? Un richiamo al di là dei sigilli? Il recettacolo? O forse la luce prigioniera? I sigilli si spezzeranno? Non possono essere infranti. Ma il recettacolo si indebolisce, la piaga si diffonde, devono essere infranti. Eppure i sigilli perdureranno, il nostro dovere persiste. Deve essere scacciato, il nostro dovere persiste, così sia. Oh cazzo. Cosa mi hanno fatto? Svanisci, piccola ombra, svanisci e lasciaci dormire in pace. Ok ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Continueremo nel prossimo episodio, sempre su Into the Games. Ciao a tutti!